recap di oggi. Ho registrato questo video in occasione del nuovo lancio delle palettine di Neve Cosmetics. Neve Cosmetics mi ha contattata un po' di tempo fa e mi ha chiesto di creare una palettina con i miei colori preferiti e che mi rappresentasse al 100%. Io amo molto gli ombretti di neve e per questo ho tutti gli arcobaleni, la maggior parte acquistati da me. La palettina, questa color corallo, era già presente sul sito, adesso sono uscite una viola, una grigia, vabbè, date un'occhiata al sito. E ho scelto questa nuance di colori. Il punto luce si chiama Snob ed è presente nella palettina della Chiarissimi. È un punto luce molto delicato e modulabile, cioè più applicate prodotto più diventa evanescente. Poi ho scelto di inserire anche Fenice, che è questo rame bellissimo, spettacolare, presente nella Duochrome. È fantastico, è metallico, si può utilizzare in tantissimi modi. Io l'ho utilizzato bagnato e potete farci anche un eyeliner se applicato bagnato. È veramente molto molto bello. Poi questo rosso scuro, che è Red Carpet, questo qui lo trovate nella palette degli scurissimi. È molto bello come smokey eyes oppure per scaldare il nero, creando quindi un marrone caldo. Il nero in questione è Black Sheep. Black Sheep è spettacolare, è il nero che uso forse di più tra tutti i neri che ho. È molto molto pigmentato, subito nero. L'unica pecca del nero è che è un po' spolvera, non è proprio il massimo, però se usato con parsimonia, con un pennellino bello piatto, è veramente eccezionale. Detto ciò, in questo video, come vi ho anticipato su Facebook, troverete anche un giveaway. Questa è la mia e questa è per voi. Per partecipare al giveaway non dovete fare altro che commentare sotto questo video, iscrivervi ovviamente al mio canale YouTube e vorrei che nel commento mi diciate che cosa volete vedere. Ad esempio, ultimamente ho fatto il Mi Preparo con voi, vi è piaciuto tantissimo, non credevo minimamente, ero anche indecisa sul pubblicarlo o no. E fatemi sapere che tipo di video volete che io faccia. È tutto, io vi lascio al tutorial, vi mando un bacione, ciao! Applico un contorno occhi antiocchiaie. Stendo questa BB cream molto coprente con un pennello molto fitto. Correggo le mie occhiaie con un correttore fluido. Faccio le luci e le ombre con la Contour Mania e sfumo tutto con un pennello molto fitto. Trovate la Pocket Review tra i miei video. Fisso la base ed il contorno occhi con una cipria molto sottile. Applico un blush molto caldo e lo sfumo per bene. Adesso applico un velo di primer occhi per far durare di più il make-up. Prelevo con le dita l'ombretto Snob e lo presso per bene nella prima parte dell'occhio. Mi aiuto successivamente anche con un pennellino piccolo e piatto. Bagno un pennello piatto con il Fix Plus e prelevo Fenice applicandolo nella seconda parte dell'occhio. Adesso sfumo Snob verso Fenice creando un colore di transizione. Con un pennello da sfumatura applico Red Carpet nella terza parte dell'occhio e nella piega palpebrale portandolo fino all'inizio della piega. Sfumo bene con un pennello pulito. Con un pennellino da sfumatura più preciso applico Black Sheep al di sopra di Red Carpet e sfumo per bene i due colori. Con un eyeliner in gel faccio una leggera riga di eyeliner e ne applico un po' anche nella parte inferiore esterna ed interna dell'occhio, sfumandolo per bene.
applico queste bellissime ciglia finte ed un velo di mascara. Ridefinisco le sopracciglia con una matita che vira al rosso. Sulle labbra applico questo bellissimo rossetto totalmente matte. E dal centro delle labbra do un punto luce con Snob. Spero che questo make-up e la scelta dei colori di questa palette vi piacciono. Ricordate che potete vincerla lasciando un commentino qui sotto. Un bacio e alla prossima!